Ciao a tutti, eccomi qua di nuovo per le review in pillole. Sono stata ferma un pochino, ma adesso insomma ho accumulato e acquistato cose nuove da farvi vedere e recensire anche qui, non solo sul blog, quindi anche su YouTube. E oggi vi parlo di questa palette, la Flawless Matte di Make Up Revolution, che io ho acquistato recentemente. E prima però di parlarvene vi faccio vedere un velocissimo tutorial, non di questo trucco, ma di un altro fatto solo con ombretti contenuti nella palette e poi ve ne parlo. Io ho acquistato la palette sul sito ufficiale di makeuprevolution.it, vi scrivo qui sotto il prezzo esatto, e mi è arrivata in pochi giorni, ovviamente con il corriere, e questa qui è la palette vera e propria, è la Ultra Professional Eyeshadow Flawless Matte, sono contenuti 32 ombretti, non è molto grande come vedete, anche se dal sito può sembrare più grande, e l'interno è fatto così: ha lo specchio, il foglio trasparente con tutti i nomi e poi sotto le cialde con tutti gli ombretti. Allora, che dire, sono sincera subito, io mi aspettavo di più e le prime volte che l'ho usata sono rimasta un po' delusa. Adesso, usandola, insomma, sto scoprendo meglio gli ombretti, li sto capendo un po' di più, li sto abbinando e devo dire che sono un po' meno delusa rispetto all'inizio. Ma comunque non mi soddisfa al 100% perché mi aspettavo qualche tonalità più calda, un po' di scrivenza in più e un po' più di varietà nei colori. Come vedete, insomma, sono tutti molto simili. C'è la linea dei grigi, quella dei verdini e questa qui, che secondo me è la più calda della palette, e poi comunque sono tutti marroni, rosa, non sono molto vari. Ad esempio, anche questi non hanno una grandissima differenza di colore. Insomma, mi aspettavo un po' di varietà in più. E certo, io ho guardato gli swatch, ho guardato le foto prima di acquistarla, ma non lo so, dal vivo è sempre diverso, secondo me. O comunque cambiano decisamente le cose. Gli ombretti sono abbastanza pigmentati, alcuni di più, alcuni di meno. Sono molto facili da sfumare, sicuramente, molto facili da applicare. C'è un leggero fallout, ma non troppo. Sì, io trovo sia una palette perfetta per la piega palpebrale, perché ci sono tonalità veramente adatte al colore di transizione, come viene chiamato, che si applica appunto sulla piega e poi si sfuma in modo da uniformare il trucco, magari far risaltare l'ombretto principale, eccetera, eccetera. I miei colori preferiti sono senza dubbio questi di questa fila, in particolare questo qui e anche quello sotto, però ho scoperto anche questo e questo qui sono molto molto belli. E, sì, insomma, poi il resto
vanno bene sì anche per la palpebra mobile, ad esempio ho usato il nero, il grigio, questi qui un po' meno perché sono più delicati e io preferisco una palpebra più evidente, però sono perfetti appunto per sfumare e anche da applicare vicino alle ciglia inferiori. Io adesso ho questo ombretto qui applicato qui sotto e devo dire che è molto molto carino e mi piace appunto come si adattano alla piega palpebrale, perché creano una bella sfumatura diffusa ma comunque il colore si vede. Quindi se voi amate gli ombretti matte e volete dei trucchi non troppo appariscenti, naturali eccetera eccetera, questa è una buona palette. Secondo me Make Up Revolution ne ha fatte di migliori, tipo quella nuova che voglio prendermi, che si chiama New Trails vs Neutrals, una cosa del genere. E di buono hanno il costo basso e quindi insomma, anche se la palette non è proprio validissima, non è che ci mangiamo le mani perché abbiamo speso tanto. Quindi insomma, credo si trovi un modo di usarla, quello che vi ho già detto è credo il più valido. Per chi ha i capelli più chiari dei miei, ci sono anche dei colori adatti per le sopracciglia, ad esempio questo secondo me, ma anche questi qua magari per le bionde vanno bene. Questi sembra, ma no, perché sono caldi alla fine, cioè non vanno bene per le sopracciglia, sono un po' più caldi di quelli che vanno sulle sopracciglia. Ce l'ho fatta. Forse questi qui magari si possono adattare. Niente, non devo aggiungere altro. Io spero che comunque il video sia stato utile. Ho visto tante ragazze nei vari social network che chiedevano pareri su questa palette, quindi appunto ho pensato che il video fosse utile. E se voi ce l'avete, ditemi se vi piace, se la usate oppure se vi ha deluso. Io vi saluto e vi aspetto presto. Ciao!